Pedana olimpionica per il pesista nisseno Mirko Scarantino, uno dei due azzurri che a fine mese volerà a Rio per le Olimpiadi 2016. Un sogno diventato realtà grazie alla convocazione ufficiale ricevuta lunedì scorso da parte del CONI su segnalazione della FIPE, che ha ufficialmente comunicato i nomi dei due azzurri convocati per le Olimpiadi di Rio 2016 nel sollevamento pesi. Mirko Scarantino nella categoria 56 kg e Giorgia Bordignon nei 63 kg. Un atleta per genere, secondo le regole della disciplina sportiva, a rappresentare il bel paese a Rio de Janeiro. Un'emozione fortissima per il pesista nisseno classe 1995, già alla sua seconda Olimpiade dopo Londra 2012. Sarà un giorno decisivo, quello del 7 agosto 2016, dove Mirko, tra uno strappo e uno slancio, inseguirà il sogno di salire sul podio della capitale brasiliana. Ieri è stata una giornata davvero da incorniciare per me, perché è arrivata l'ufficialità da parte della Federazione del CONI, quindi sono davvero felicissimo. Questa sarà la mia seconda Olimpiade a 21 anni e arriverò con una testa diversa, perché a Londra ero molto giovane, a Rio la voglio affrontare diversamente, e continuando a lavorare a testa bassa per questa preparazione molto importante. E incrociamo le dita, perché questo evento ci tengo davvero tanto. Le Olimpiadi, diciamo che è la gara che tutti gli atleti aspettano dopo 4 anni, dopo un quadriennio olimpico. Sono stati 4 anni di duro lavoro, dove abbiamo fatto tantissime gare, tantissimi risultati per cercare di centrare questo obiettivo importantissimo, e ci sono riuscito. Devo dire grazie alla mia famiglia, grazie a mio padre che mi ha tenuto testa fino alla fine, e devo ringraziare tutta la federazione per avermi messo al corrente di tutto, e al mio tecnico Edward, che abbiamo iniziato questa preparazione, questo tipo di lavoro diverso, e devo dire che sono stato abbastanza bravo a reagire bene, a portarlo fino a centrare questo bellissimo obiettivo. Io spero di portare con me la mia famiglia, perché avevo fatto una promessa che se mi qualificavo per la seconda Olimpiadi li sarei portati con me, e così è stato, e voglio portare loro perché sono la mia forza, e di certo ho avuto anche qualche chiamata dei miei amici che hanno detto: prepariamo le valigie e andiamo tutti insieme a Rio per questo sogno.